Tutto ciò, fratelli e sorelle, comporta qualche rinuncia di fronte agli idoli dell'efficienza e del consumismo, ma è necessario per non andare a perdersi nelle cose che poi vengono buttate via, come si faceva allora nella Gehenna. E nelle Gehenne di oggi, invece, spesso finiscono le persone. Pensiamo agli ultimi, spesso trattati come materiale di scarto e oggetti indesiderati. Rimanere fedele a ciò che conta, costa. Costa andare controcorrente, costa liberarsi dai condizionamenti del pensare comune, costa essere messi da parte da chi segue l'onda. Ma non importa, non importa. Gesù dice: ciò che conta è non buttare via il bene più grande, cioè la vita. Non buttare via la vita. Solo questo deve spaventarci.